Siediti! No, a te, voglio fare c'è un po' fa! la Ma perché mangiare in piedi? Siediti, non guarda, ti voglio piace fare da. oggi, basta. Ah. Ma fa vedere sto bello cappuccino, com'è bello! A schiuma! Oh, La schiuma è bella, che il bella cappuccino. schiuma da cevate! E tu vuoi sottare? Mamma mia. Oggi non voglio E sta fare convenuto Urza, allerta così, Ma che fa siediti. sto vlog E non lo fa, ma siediti. oggi? Andiamo su, dai. Andiamo bene. Aspetta, con Andiamo, Marola. aspetta. Vlogmas. Oh, agit no, ya, basta. Paura. Comunque non mi sono lavata, faccio questa Si confessione. vede, puzza. Perché è finito il gas a casa. Sono appena svegliata e non mi sono potuta lavare. E poi sto malissimo perché ho un mal di gola. No, lì, guarda, se ne spinta, mannaggia. C'ho il mal di gola, c'ho la gola in fiamme, raffreddore. Sto malissimo, c'ho freddo addosso. Oh, mamma mia, sembra un inferno, oggi fa freddo. Hai fatto l'altina, febbre addosso. È fredda addosso. Mi sono fatta il latte caldo col miele a cappuccino. Ti poteva venire a te il mal di gola. Uffa. Sì, questo, vedi. Adesso che dobbiamo fare? Non mi sento bene. Devo cucinare la mamma. Smetti di ricchi oggi. Sì, non mi sento bene. Tu mi va, è la meglio cura, che dormi e ti svegli direttamente domani. Tutti i giorni devo dire. E domani ti svegli e ti fa malancolia, addormenti e ti svegli lunedì. Stanno appese là, vicino all'appendiabiti. Qua vicino. Sì. Ma è uscito un altro posto, è uscito. Per andare a nascondere le chiavi. Prima tutti i cassetti, poi Sì, l'appendiabiti. là Le stanno. chiavi devono stare qua, No, vedi? non vincere No, mai non mi qua, no. interessa, devono No, non stare voglio qua. Si compra un bel coso quadrato e si mettono tutte le chiavi dentro. Non posso ogni mattina perdere un'ora per cercare le chiavi. Yeah. Aspetta, Scemo, come no. stanno bene qua? Dammi qua, Ecco qua. Ciao, no. Uffa. Ciao, ne vado. Dove Tengo vai? che fa. Dove Tengo un appuntamento. vai? No, a prendere il gas e No, le caramelle per il mal di appuntamento gola. una guaglia Ciao. Ciao. Bevuto tutto il latte col miele. Comunque ho notato c'ho anche tutte le labbra schepolate, sempre a causa di questo raffreddore mal di gola. Sto malissimo. Latte di soia col miele un po' ha fatto effetto, ma mi devo pigliare qualcosa, ce la faccio. Io poi sono pure allergica a tutti i medicinali del mondo, quindi praticamente non so mai cosa prendermi. Non prendo mai praticamente io le medicine, veramente mai, solo quando proprio sto male o proprio me le ordinano, quindi le devo prendere. Comunque mentre lui è sceso per andare a prendere il gas, perché appunto stiamo senza acqua calda, senza gas, senza nulla proprio. Che felicità, evviva! Io sto a computer, mi sono messa a computer qua per sistemarmi un po' il video e fare un po' di cosine sul canale. Devo sistemarmi un po' di cose e devo fare un po' di lavoretti. Tornate mia amore, mi ha portato un po' di schifezzine. Per me le medicine sono schifezzine. Comunque queste caramelle per la gola. Questo per respirare il naso. Oddio, sto male. Termometro. Per misurare la febbre. Uffa. Siamo a freddo al gelo. Che facciamo? Oddio, che cos'è questo gioco? I vostri fidanzati fanno così, ragazze. Sono catturati da questo mondo. Ce la puoi Che fare? vuoi? Stai vincendo, vai! Sono andata di là, ho detto faccio un po' di pastina. Ho acceso il gas e non è uscito il gas. E mo. Finito il caso. Siamo proprio poverelli. Non abbiamo il gas, non abbiamo la pastina. E in La compenso la pastina febbre. invece. La pastina c'è, ma Ma senza l'hai gas. misurata bene? No, non me la misuro. Sei scemo da non bene a tutto gas. Adesso poi se c'ho la febbre tu ti devi prendere cura di Io me. me ne vado a casa a tua mamma se c'è la Ma febbre, che mi come? sopporto. Mi devi coccolare. No,
mamma mia. Vedi, c'è la gola in fiamme. Ah, che mi fai vedere? Vedi, David. Ma che mi giuro la febbre, la pastina, non la posso fare. Non lo fa. E che faccio? Vedi che ci sta. Non sta niente. Come vedi nel frigo, c'è il mio no, io volevo una cosa calda nel frigo. Sto facendo dei toast. L'unica cosa che ho trovato è del pane vecchio di una settimana e un po' di prosciutto e mozzarella avanzata nel forno e via. Che brutta fine abbiamo fatto. Maru, tu ci piace, o tu mangi questo o tu butti la finestra, così si dice. Come non ti piacciono? Io li faccio buoni buoni, ma nel forno. Maru, che posso fare io? C'ho la febbre. 5 minuti. C'ho 37 meno 3 meno 3 puntini. Quasi 37. L'ho fatto stare ancora. Adesso c'ho 37,1. Te lo giuro. E che cos'è? Membre. Oh, belli i toast. Belli sì. Belli pieni pieni di mozzarella. Ho messo anche i carciofini. Ma vieni, come sono belli. Sono super croccanti e buoni. Vieni. Allora, com'è questo toast? Ti piace? Mi piace, sì o no? È buono. È buono, eh? Dobbiamo fare le lavatrici. Devi. Ma io non la so fare, mi devi far vedere come io, perché che so fare le lavatrici? Poi dobbiamo andare a fare la spesa. Poi ah, ecco che dobbiamo fare. Niente, dormire. No, dobbiamo pittare la stanza. Ma chi, oggi no? Sì. Neanche per la fine di mese. Sì, dobbiamo pittare, anzi, tutta la casa. Tutto il paese. No. Tutta la città. Tutto il palazzo. Se pittiamo la città, con te, con te. Ah, dobbiamo pittare. Ma devo baciare la te. No. No. Sì. Perché bacio grande? Finiti. No. No. È ancora tanto. Finito, questo è tutto ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un pace, un pace grande. Oh, non è abbastanza morbido questo di mamma. Ho detto, c'è un po' di bambino. Mamma mia, che febbrona! C'è la febbrona! C'è i brividi! Ma ruolo che non è spina! Che sta registrando? È la spina! Devo andare a fare la spesa! E le lavatrici! Ma sono due anni! Ma come? Aspetto qua! No, devi venire anche tu! La spesa si fa in due! Aspetto qua! Perché guardi là? Un saluto a casa. Mi mettevo un po' in scelta. No. Quando lo dici? Ci vuole ancora tempo. No, vuole ancora tempo. Sì. Ah, dici, ci vediamo un po' in scelta. Ci vediamo un po' in scelta. Oh, sai che voglio? Non mi sandano. No, no, non ti dico, non è bestemmia. Non è una bestemmia. Mi è venuta una voglia, io adesso sono malata e tu devi accontentare le mie voglie. Che le fanno si ingilla, no? Ho voglia di, indovina, ho voglia di
E di mia casa. No. Di mia cucca. No. No, una cosa che si mangia. No, niente. Sì, la ciò. Ciò. La ciò. La ciò. La ciò. La ciò fake. La cioccolata calda che mi fai tu. voglio cioccolata. Voglio la cioccolata calda con la panna. Sì, sì. Io sono malata e c'ho un mal di culo, voglio la cioccolata calda con la panna. E i biscottini. Dai, mi fai un bel piattino. Ma se stavi tu male, te l'avevo. Ma voglio sta mano gelata. Voglio la cioccolata calda con i biscottini. No, via, no. E la panna. Dopo, dopo. Ci metti anche la panna. Dopo, domani. Comunque c'ho la febbre altissima. Ma non stai fredda fredda, ma sto salendo vertiginosamente. Sì. Non c'è il legno, sì. Ho troppa fredda, adesso devo prendere. Non c'è la luce. La spremuta di arancia. La migliore medicina per il raffreddore, perciò. Tutte vitamina C, guarda. Con l'arancia bio. L'arancia è bio del nostro orticello. Che fai? Regalava in questo coso. Quale? Questo? È baratto. No, questo no. Devo... baratto. Questo è baratto. Baratto l'arancia. Uffa. Oh, ho spremuto 15 arance. Prendo mezzo bicchiere. E ora lo giuro. Oh mamma, chi me l'ha mannato? Ma è troppo bello. Botta di vitamina. Mi sto troppo male. Malissimo. Anche tu stai male. Oddio. Comunque sono al mercato. Fare la spesa. C'ho la lista. Aspetta che dobbiamo prendere qua qualcosa. Messo. Oddio. Mi siete presi tutto. Sono bellini questi vecchietti, però vengono proprio al supermercato per chiacchierare tra di loro, sono troppo simpatici. Vabbè, ogni tanto va bene prendersela con comodo. Io proprio oggi me la prenderei. Senti, ma vogliamo vedere che dobbiamo con comodissimo. Mi ha fastidio quando uno va sempre di fritto. Dobbiamo prendere il pane, il petto di pollo. Oh, oddio. Ah, la carta igienica. La carta igienica e i fazzolettini, carta igienica, fazzolettini e tovaglioli. Allora, apriamo questa. Missione grattugia, questa com'è? Questa. Aspetta che ci vuole una laurea per capire questa, sì, grattugia. Guarda che è shiny. Che è shiny? Anche questa e questa. Ah, si possono fare varie cose. Ma quanto costa? Verdure, ma perché non prendiamo questa semplice, guarda? Questa è solo per il formaggio. Questo fa pure verdure secondo me. Ah sì? Ma non si può vedere. Questo non si dovrebbe fare, lo sai? Ah, che bella però, ma dove la mettiamo? È troppo ingombrante, no? È enorme. Le altre vamo. Ah, stanno lì. Che bella però. E poi ne sta tutto dentro, ma sull'arancione non c'è bianca. Non c'è bianca. Puoi pigliare questa, ti piace? No, a me non mi piace, secondo me. Quello 3 euro, ambrezza, ambrezza. 3 euro e ti passa paura, questo quanto costa? Sono 15, 16. 15 euro, no, guarda, piglia questa qua. Guarda com'è bellina. Quanta roba abbiamo comprato, adesso dobbiamo sistemare tutto. Troppo contenta perché mi sono fatta fotocopiare tutto il libretto delle istruzioni dall'Euronics, dove mia mamma e mio padre hanno comprato la lavatrice, perché avevo perso il libretto delle istruzioni, ecco perché
non sapevo fare la lavatrice. Adesso con questo non ne sbaglierò una. Evviva! Ho preso anche questo per poggiarci il cucchiaio, le cose quando cucino. Troppo carino. Tutto shabby chic. Abbiamo fatto la pizza, vero amore? Oh, togliti sto cappuccio, dicono che qua si gela. Che poi non è tanto lontano dalla realtà. Eccola! Ecco la pizza! Guarda com'è bella, mamma! Allora abbiamo fatto gusto panzarotta, gusto salsicce e farielli, gusto margherita e gusto marinara, giusto per mantenerci leggeri, è vero? Mamma che squisitezza! Questo è proprio da panic. Panic, big panic. Non l'ha tagliata neanche. Ma l'olio non l'ha messo, lo sai? Lo vogliamo aggiungere un po' d'olio? Sì. Che secondo me non c'è. Ecco il nostro bell'olio. Guarda com'è bello. Spremuto a freddo bio. Che mi ha dato la mia mamma. Buona. Diciamo che noi napoletani siamo un po' esigenti per quanto riguarda la pizza, eh? Perché la vogliamo proprio perfetta. Come l'emiliano la piadina o milanese si mangia la cotoletta, la milanese è la più buona, salsicce e farina. La pizza deve essere margherita, tipica napoletana, proprio a porcellaggine. Però la pizza deve essere margherita, è troppo buona la pizza, buonissima. Ragazzi, qual è il vostro cibo preferito? A me la pizza, se devo scegliere veramente, cioè adesso per esempio sto malata, ho la febbre, non ho tanta fame, dico la verità, però la pizza non la rifiuto mai, è l'unica cosa che mi piace troppo. Qual è il tuo cibo preferito, Max? Ce ne sono tanti. È uno? La bistecca fiorentina. Sì. Un bel bicchiere di vino rosso. Fa male. No, il pesce, spaghetti a vongole e la spigola alla brace. Classico, ogni domenica questo mangiamo noi. Dammi! Ho detto no, vatti! No, si è arrabbiato perché non ti ho fatto il massaggio, eh? No. Sì, ora te lo faccio. Ma che fuma, chi ti pensa a te ci il massaggio? Ti sto già facendo il massaggio? Io vado a centro massaggio. No. Adesso ti faccio un bel massaggio su tutto il corpo, mi prendo cura di te, va bene? Ragazzi, dovete vedere come mi prendo cura di lui. Adesso ti sto facendo un bel massaggio sulla mano, poi te lo faccio anche sulla schiena. Sì. A me piace fare queste cose. Veramente. Però comunque veramente volevo dire questa cosa. Dato che io spesso gli faccio la maschera, lo scrub, tutti i trattamenti, no? Per uomo. Allora, se vi piace, magari possiamo fare un video, eh? Così poi voi lo fate ai vostri fidanzati, ai vostri mariti. Io vi faccio questo video dove vi faccio a lui tutte le cose, gli tocco pure le sopracciglia, cioè faccio tutti i trattamenti. La tortura praticamente. No, tutti i trattamenti for men. Prego, dite di no. No, ma pure il massaggio a viso, un trattamento for men. Va bene, se le ragazze, se volete, mettete un bel pollice in su. Mettetemi questa tortura. Sì, pollice in su, per fare questo video, no, un trattamento for men. Per Max e per tutti i vostri fidanzati e mariti, saranno contentissimi. Vi mandiamo un bacio grande, buonanotte. Ciao! E tu? Ciao, dite di no. Ciao. Sì, tu lo vuoi. Ah, yeah.